una stagione da non perdere, che si è messa in moto rapidamente e che abbiamo inaugurato nel modo migliore, con l'affetto di un grande amico del Carlo Gesualdo e con un grandissimo consenso di pubblico, in una serata che ha ripercorso non solo le canzoni di Massimo Ranieri, ma le più grandi canzoni d'autore della storia della musica italiana. Quindi un ottimo inizio e un grande in bocca al lupo a tutti per una stagione che porti al Carlo Gesualdo e al Teatro di Avellino e alla città di Avellino tanta fortuna. Mi sento uno di casa qui, per cui, come al solito, insomma, ho la responsabilità di aprire la stagione. Speriamo bene, speriamo che insomma, sia di buon auspicio. Io di solito porto fortuna, per cui sicuramente sarà una stagione meravigliosa. Allora, ringraziamo. Lei sarà in scena con Sogno e Sondesto. Sì. Qual è il sogno che sta facendo ad occhi aperti? E tanti. Io intento a volte di non sognare, perché molto spesso non si realizzano, però poi non è giusto, è giusto sognare. Adesso il mio sogno è che questo spettacolo prossimo, che verrò qui a gennaio con Riccardo Terzo, riscontri il favore del pubblico, visto che è un'impresa molto ardua e molto, molto dura. Però io ci credo in questo spettacolo. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me, la stessa luce.